Ma cosa ne pensate di Valentina Nappi, attrice? Ebbene, se volete scoprirlo, andate subito su Prime Video, perché nella nuova commedia italiana Pensati Sexy scoprirete una nuova versione della nostra Valentina, della nostra pornostar, ovvero quella di Custode, una ragazza che appare in sogno alla protagonista, di nome Maddalena, per dargli consigli sulla vita. Quindi se siete interessati andatelo subito a vedere. Ciao, sono CaptainNerd, bentornati su Chuck Reazione. Parlando un po' del film, Maddalena, ovvero Diana del Bufalo, è una trentenne single che lavora in una casa editrice come assistente ghostwriter, scrivendo libri per conto di influencer. Innamorata del direttore editoriale, non si sente però alla sua altezza, non le piace il proprio corpo e vorrebbe essere più bella e magra, e avverte il peso delle pressioni sociali e familiari. La madre, vedova e fervente cattolica, vorrebbe che lei si sistemasse come sua sorella, che ha un figlio e aspetta già il secondo. Dopo aver mangiato una space cake, per effetto della marijuana, Maddalena ha un'allucinazione e si vede apparire la pornostar Valentina Nappi, che l'aiuterà ad aumentare la sua stima, con risvolti positivi sia per la carriera che per la vita sentimentale. E in questa pellicola, oltre a vedere varie comicità, come ad esempio il coinquilino della nostra protagonista, vediamo anche delle somiglianze con altri film, ovvero con Bridget Jones. Perché anche in Bridget Jones vediamo che la protagonista è un po' una scapacciona, un po' che combina disastri, e anche qua la nostra Diana del Bufalo le assomiglia molto. Finché non gli appare la nostra pornostar Valentina Nappi, diciamo, inizia a dargli un consiglio dietro l'altro, spiegandole anche che tutto quello che doveva fare non doveva essere per gli altri, ma per se stessa, perché spesso è una cosa che diamo tutti per scontato. Noi facciamo cose solo perché vogliamo piacere agli altri, o comunque perché vogliamo che gli altri ci vedano, ma in realtà la vera bellezza viene da dentro. E quindi quando uno si rende conto di essere bello, è lì che allora sa di essere bello, non perché glielo debbano dire gli altri. Ed è questa la lezione che la nostra Valentina vuole impartire alla nostra Maddalena, alias Diana del Bufalo, protagonista della pellicola. E diciamo che lo fa in un modo molto comico, molto divertente, talvolta anche ironico, stuzzicando un po' anche parole legate al porno. Anche se non mi fa impazzire come attrice, perché alla fin fine le fanno fare una parte che è lei, non è che fa un ruolo di un altro personaggio, fa se stessa nella pellicola, quindi in sostanza deve solo essere se stessa. Però come attrice non mi è che mi sia piaciuta tantissimo. In ogni caso, nel compenso, la pellicola rimane divertente, sì. Accettabile, però ripeto, se, secondo me, se dovessi mettere lei in un'altra pellicola a fare un altro ruolo, non sarebbe la stessa cosa. Per quel che vale, al di là della storia del film e delle varie interpretazioni, devo ammettere che a me il film è piaciuto moltissimo. Che a volte si vedono varie commedie in cui magari la storia è buttata lì e ci sono vari inciuci solo per portare al cinema le ragazzine e far vedere due innamorati o altre storie simili. Qui invece c'è proprio un messaggio che passa chiaro ed è veramente bellissimo. E il fatto che sia la nostra Valentina Nappi a insegnarlo è ancora più spettacolare. Quindi andate subito a vederlo perché secondo me è un film che vale. Io comunque sono arrivato alla conclusione di questo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto e anche cosa ne pensate della nostra Valentina Nappi come attrice. Ricordatevi poi di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto. E noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!